La piscina. Peppa è andata in piscina con la sua figlia. Papà ha messo il costume da bagno. Mamma Pig ha messo il bikini. Peppa ha messo il costumino intero. E sti cazzi! Sbrigati, George! Ti stiamo tutti aspettando! Anche George indossa il costume da bagno. E sti cazzi! Peppa, George, adesso dovete mettervi braccioli, vibraccioli, 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 vibraccioli. Ma questo è un coglione! Vibraccioli. Ecco, George. I braccioli ti fanno sembrare molto più grande. Tocca a me! Ottimo! Potete anche entrare in acqua ora. Ma anche no! È la prima volta che George va in piscina. Perché non provi a bagnare un solo piede per adesso? Magari con l'altro piede hai meno paura. Forse dovrebbe bagnarli tutti e due nello stesso momento. È una buona idea. Molto bravo, George. Ma prova a non schizzare così tanto, per favore. Arrivano Rebecca Coniglio e il suo fratellino Richard Benson Coniglio. Buongiorno, Rebecca. Buongiorno a tutti. Richard, appoggiati a questa tavoletta. Potrai esercitarti a sbattere le gambe. George, vuoi provare anche tu a sbattere le gambe? Prova a non schizzare così tanto, per favore. Siete bravissimi, ma cercate di non schizzare. Siamo molto brave a nuotare. Quando George e Richard avranno la nostra età, nuoteranno bene proprio come noi. Ma anche no! Non è vero, Rebecca? Oh! Richard gioca con l'annatoio. Ehi, smettila, Richard! Anche? Accipicchia! Richard ha fatto cadere l'annaffiatoio in qua. Mi dispiace, Richard, ma io non arrivo. È caduto troppo basso per me. Mamma! Io non so nuotare sott'acqua. Neanche io ho mai imparato a nuotare sott'acqua. Tienimi gli occhiali un attimo, mamma Pig. Ecco l'annatoio. Ottimo lavoro, Peppa Pig. Modestamente, sono piuttosto bravo a nuotare sott'acqua. Giocare con l'annatoio è da bambino. Noi vogliamo salire sul trampolino e tuffarci. Mi spiace, Peppa, ma sul trampolino possono... Oh! Bambine, su col morale, vi faccio vedere io un bel tuffo. Ma non puoi farlo, la tua pancia è troppo grande. Sciocchezze, ho vinto diverse gare di tuffi quando ero giovane. Sì, ma è passato molto tempo da allora, Peppa Pig. Per fortuna durante gli ultimi anni mi sono tenuto in forma. Reggimi gli occhiali, per piacere. Avrete una visuale migliore se vi mettete lato. Mi raccomando, papà, sta attento a non schizzarci. Tranquilla, non farò volare una sola goccia, vedrai. Credo che salterò da quello più alto. Fa attenzione, Peppa Pig. Sì, non schizzare, capito? No, non lo farò, Peppa.